non ci voleva questa cosa, perché comunque abbiamo, è comunque una trasferta, non si tratta tanto di giocare infrasettimanale, un turno infrasettimanale, ma è una trasferta che comunque impegna delle energie, partire un giorno prima, eccetera, eccetera. E abbiamo un tour de force non indifferente, questo è il mese più delicato, da una parte. Dall'altra parte però ci abituiamo già al discorso playoff, perché si gioca ogni 3 giorni alla fine, e quindi alla fine accettiamo quello che viene, va bene così. Sinceramente sì, Perché credo che non fosse una sorpresa. Sinceramente, arrivare fino a Parma o organizzare una trasferta per noi, per la società tutta, non era una sorpresa che a Pesaro o comunque nelle Marche, le zone più colpite comunque sono state Urbino, Pesaro, nel Maceratese, Ancona, quindi non era davvero una sorpresa, si poteva magari avere un comunicato anche il giorno prima, soltanto questo. Bene o male, non dico che un po' ce l'aspettavamo, però eravamo in allerta. È chiaro che una volta partite, penso, cioè noi tutti avremmo giocato quella partita, è Certo, ma al tuo assolutamente, posto. perché il nostro obiettivo è entrare quanto più possibile nella griglia delle prime quattro. E questo è il nostro obiettivo. Poi c'è un grande mister che ha detto che vince la squadra che soffre di più. E questo grande mister è il nostro, quindi ha centrato in pieno. Non penso volesse insinuare riguardo agli infortuni, però sono d'accordo con lui pienamente. Questo per me e per tutti noi è davvero l'insegnamento più grande, soprattutto quest'anno, è il fatto di vince chi soffre di più. Cioè la mentalità vincente si crea, non c'è niente da fare, si crea con lo spirito di sofferenza, sofferenza non inteso come infortuni, e purtroppo per noi anche in questo, ma proprio con lo stare in palestra ed essere capaci di giocare anche quando le cose non vanno bene, anche quando non siamo perfette. È lì che si crea una mentalità vincente, con uno spirito Perché sofferente. Questo è lo step che ha fatto questa squadra, che se guardate bene è identica a quella dell'anno scorso. Cioè in questo momento noi siamo lo stesso gruppo di chi sta in campo e di chi attende fuori che c'era l'anno scorso. Avevamo avuto una squadra con tanti innesti a inizio campionato, ma di fatto stiamo arrivando allo sprint finale con quello che era la squadra titolare dell'anno scorso. E per titolare intendo anche le ragazze che sono fuori e che sono utilizzabilissime in campo. Contro Bergamo, Bergamo ha fatto tantissimi errori e noi siamo state brave ad approfittarne. Questa è forse la differenza che un attimino cambia dal Bergamo, quest'ultima partita dal Bergamo dell'anno scorso. E in questo noi è il percorso che dobbiamo migliorare, cioè sbagliare sicuramente meno nei momenti importanti e continuare a giocare in maniera lucida anche se non siamo perfette. Allora, io partirei con me stessa, cioè che l'anno scorso il mister mi ha dato tanta fiducia e mi ha fatto capire i miei valori e anche i miei limiti, quindi così, già sapendo i punti dove dovevo migliorare, che cosa dovevo fare, abbiamo cominciato a lavorare e adesso dopo 2 anni quasi penso che sia stata una crescita, ma perché, come spiegare? Un po' difficile. Sì, essere consapevole dei miei limiti mi aiuta anche a superarli un po'. Cioè, secondo me la differenza fra l'anno scorso di Dora e quest'anno di Dora che ho più fiducia in me stessa e questo mi aiuta tanto. Questo solo la mia parte. Però per questa crescita ovviamente ci serve dietro di me anche una squadra fantastica, perché fare questo step non è facile e questa squadra mi ha aiutato, perché si fida tantissimo in me, quindi io magari quegli ultimi palloni tiro con maggior sicurezza, perché lo so che
posso rischiare perché magari se tiro, voglio rischiare su tipo money out e la palla magari torna, so che tutti sono dietro di me, mi coprono e poi ri rigiochiamo eccetera, eccetera. Questa squadra con la grande S maiuscola mi aiuta tantissimo, e anche il pubblico, se devo essere sincera, che lo sentiamo sempre di più partita dopo partita, soprattutto quando c'è una grande difficoltà, e questo ci aiuta Bene, tantissimo. finalmente giochiamo. Sinceramente, questo è il problema di quest'ultimo mese, che praticamente sono passate 4 settimane e noi abbiamo giocato una partita sola. Così è difficile prendere il ritmo, c'è sempre qualcosa che ci spezza, eccetera, però adesso sono contenta che giochiamo così, le partite ravvicinate, perché siamo poche. Così quando ci sono le partite così vicine ci si allena un po' meglio, meno, che gli allenamenti sono più brevi, che a noi questo è il nostro favore, diciamo. E così prendiamo il ritmo e, giusto come diceva Stefi, questa è una prova anche dopo per i Assolutamente playoff. no, e adesso arriva un momento dove noi dobbiamo fare un ulteriore step avanti, proprio per la mentalità vincente che poi ci servirà più in avanti.